Allora, intanto cominciamo con le buone notizie, che sembra che sia arrivato anche il gnocco a rinforzare, quindi sono già delle notizie importanti. Intanto, parte le battute, buonasera a tutti e a tutti, benvenuti e benvenute. Io vorrei provare a tenere dei tempi, mi dovete scusare, molto stringati, perché ci piacerebbe provare a guardare un po' di video, parlare con i ragazzi, quindi continuare a rendere protagonisti i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato anche all'ultima iniziativa di Team Reggio, ma anche ricordare le altre attività. Quindi ci saranno anche altre autorità che ci raggiungeranno durante la serata. Vorremmo provare a passare insieme un'oretta e mezza, proprio per collegare quello che è stato e quello che potrebbe essere anche in prospettiva come impegno. E proprio perché avevamo anche bisogno anche di ringraziare chi ha collaborato al successo, all'iniziativa del Team Reggio, oltre ai vari partner istituzionali, agli sponsor che dopo andremo man mano a conoscere, chiederei la disponibilità di venire al tavolo e poi li interrogheremo, perché conosco che si sono preparati. E quindi a Raffaella Furioni, assessore allo sport e scuola del Comune di Reggio Emilia, Amico Giberti, in tenuta da Team Reggio, e quindi sindaco di Albinea, si sta allargando un po', visto che tende un po', infatti. E a quello che per noi è un po' il padrone di casa, e quindi che rappresenta davvero la disponibilità di Iren, che ringrazio per la serata, per la sala, per averci accolto all'interno dei propri spazi, e quindi chiamo Arturo Bertoldi, referente responsabile di EU Iren. Sì, assolutamente. Ma guarda che sono alto quando sono in piedi. Come sono scrivania qua, non ti chiamo a parlare, ti ho sentito. Allora, immagino come voi avevamo raccontato, soprattutto da parte delle famiglie e dei genitori, che siano stati anche record interessanti, ragazzi e ragazze, spero, anche da quello che abbiamo sentito in questi minuti prima di iniziare la serata di questa sera, che hanno riportato emozioni importanti. Ve lo dico perché vi chiederemo di venirle a raccontare, quindi avrete tranquillamente, come abbiamo fatto sempre in modo molto democratico, la possibilità di uscire, oppure lo sorteggeremo e quindi vi chiameremo a parlare. Quindi cominciate a prepararvi, tanto lo sapete. Allora, io chiedo ad Arturo Bertoldi, davvero ringraziandolo ancora una volta per la disponibilità. Iren è uno dei partner importanti non solo del progetto Team Reggio, ma è anche uno dei partner importanti sulle attività in ambito sportivo, e in particolare per quello che riguarda il rapporto con la Fondazione nell'ambito più dedicato sociale, anche sui ambiti particolari rispetto alle fragilità, e nell'ultimo periodo anche con progettualità interessanti rispetto a quelli che sono gli efficientamenti all'interno dell'impiantistica. Quindi insomma un partner che anche sia su quello che è l'attività sportiva svolta, ma anche quelli che sono gli spazi sportivi, è sempre molto vicino all'ambito dello sport. In questo caso però è stato uno dei primi, una delle prime realtà, insieme ad altre che le vedremo, a appoggiare quello che è un percorso fatto con il Team Reggio. Chiederei però lui proprio una battuta anche rispetto a questi spazi che ci ospitano, e ringraziandovi ancora una volta. Allora, sarò velocissimo anche perché ha detto tutto Mauro, quindi abbiamo, come dire, sarò davvero molto veloce. Intanto, prima cosa, non siamo felici, siamo molto felici che voi siete qua questo pomeriggio, siamo molto felici di ospitarvi in questa sala, che per noi è il simbolo di una disponibilità da parte dell'azienda di ospitare iniziative non soltanto legate alla vita dell'azienda, ma anche a quello che è la vita della città e dei territori in cui noi siamo presenti.
Sul rapporto tra Irene, il territorio e lo sport, ha già detto davvero tutto Mauro, è una tradizione che ci interessa continuare perché fa parte della nostra storia, quindi farà parte anche del nostro futuro. Però oggi parliamo di una cosa davvero particolare. Io ho avuto la fortuna l'anno scorso di essere in Mozambico, passando per il Sudafrica, quindi posso immaginare, conosco veramente le emozioni che avete avuto anche voi, e quindi è giusto che se veniate voi a raccontarle. E la particolarità che non c'ero, si vede, come sportivo, non sono credibile come sportivo, ma c'ero per un progetto legato all'impegno di Duir sulla sostenibilità, la cultura ambientale che stiamo facendo in Mozambico, che vi racconterò dopo, per dimostrare che il nostro impegno sulla sostenibilità, come insegna l'Agenda 2030, non è soltanto parlare di raccolta differenziata, ma impegnarsi anche per la giustizia dei popoli, per i loro diritti, contro la fame, e poi tutte le cose che avete scoperto anche voi andando in Sudafrica. Vi sto aiutando in studio. Un secondo, perché dopo abbiamo, mi dicono quelli seri, tutto video, per volontà dell'amministrazione comunale, anche l'ambito provinciale, e quest'anno in particolar modo abbiamo avuto la presenza di un'amministrazione comunale, quella del Comune d'Albinea, che ringrazio proprio con una squadra, e anche una disponibilità, un primo avvicinamento da parte anche del Comune di Scandiano. Quindi sono realtà istituzionali che ci tenevo a ringraziare e salutare. Io credo che quello che abbiamo fatto. Grazie.
fatemi davvero un applauso, un grande applauso, perché ve lo meritate, perché siete stati fantastici in questa trasferta. E visto che aveva vissuto anche lo scorso anno, ma non è voluta venire con noi quest'anno, l'assessore Raffaella Curioni. Allora, grazie Mauro, buonasera a tutti e a tutti anche da parte mia, ma insomma devo dire che vedere queste immagini, quelle di questo viaggio, quelle dell'anno scorso, sono sempre una grande emozione, sono sempre un grande orgoglio di come questa città sia riuscita a costruire questa relazione con questo paese. Quindi fatemi ringraziare anche Bruna Soncini, che è qua con noi stasera. La presenza così importante è stata con noi l'anno scorso insieme a Yuba in questo meraviglioso viaggio, e Yuba e Bruna sono un pezzo della storia di questa relazione, di questa amicizia. Allora, io intanto volevo ringraziare Iren per l'ospitalità di questa sera e dire questa cosa: Iren è molto più che uno sponsor della città, Iren è un vero e proprio partner con il quale noi costruiamo tutti i giorni, ogni giorno, dei progetti insieme, dei progetti di territorio che parlano di ambiente, che parlano di sostenibilità, che parlano di sport. E quindi ringrazio, perché credo che non sia così normale, insomma, trovare un'azienda che fa un altro mestiere e lo fa bene, ma che ha questa grande attenzione a questo territorio. Grazie naturalmente alla Fondazione dello Sport, al suo presidente, al suo direttore, perché se noi siamo qui stasera e, come dire, abbiamo costruito questi progetti, perché c'è una fondazione dedicata allo sport, all'eccellenza di Reggio Emilia, che porta avanti tutti i giorni questi progetti. Poi io e Mauro spesso e volentieri abbiamo discusso in questi anni, però devo dirvi che quando è partito, che è stato via anche diversi giorni, mi è mancato. Ho sentito la mancanza di Mauro Lozzi, ma gliel'ho detto. In realtà Mauro Lozzi, secondo me, non ha dormito durante questo viaggio, perché lui mi scriveva che da lui era le 9 del mattino, lì erano, non so, adesso non in Sudafrica naturalmente, ma quando è stato negli Stati Uniti, lui continuava a lavorare pensando a Reggio Emilia, ma essendo lì. Quindi lo ringrazio, perché sono stati anni davvero molto complessi, ma anche molto stimolanti, perché la fondazione è una certezza della nostra città. E poi fatemi ringraziare tutti gli sponsor, non li dico io, li dirà dopo Mauro, perché rischio di dimenticarmene qualcuno, perché se tutto questo è possibile è perché c'è un'amministrazione comunale che ci crede, che lavora in questa direzione, ma appunto perché ci sono tante imprese che hanno a cuore, ragazzi, lo dico soprattutto a voi, hanno a cuore i nostri studenti e hanno a cuore lo sport. Allora io sono sempre, come dire, molto emozionata nel dire questa cosa, perché questi progetti vengono costruiti come sempre insieme. E se ci pensate un po', lo dicevamo stamattina in un evento pubblico con la comunità scolastica educativa, lo dicevamo ieri in un evento pubblico sui nidi e sulle scuole di infanzia, questa città ha alcune caratteristiche, una di queste caratteristiche è la capacità di lavorare insieme, ognuno con le proprie responsabilità, ma poi si lavora su un bene comune che è un bene collettivo, è un patrimonio della nostra città. Ringrazio le scuole che vi hanno consentito di partecipare l'anno scorso e quest'anno, perché sappiamo che, insomma, dentro il percorso scolastico è sempre complesso, no? Riuscire a mantenere tutto il calendario e consentire questi viaggi, però guardate, credo che le nostre scuole anche su questo abbiano una grande attenzione. Noi abbiamo lavorato in collaborazione con l'ufficio scolastico provinciale, che ha avuto molta, come dire, condivisione di questo evento. Ringrazio le famiglie, perché le famiglie si sono fidate di noi. Allora, lasciare andare via figli adolescenti in un gruppo, seppure con adulti, eccetera, non è facile, eh? Quindi vi ringrazio, perché vi siete fidati, avete affidato a noi il vostro bene più prezioso, i vostri figli e le vostre figlie, quindi credo che, insomma, questo sia stato un bel patto che si fa, e noi ci siamo sentiti responsabili, ma anche onorati di aver fatto questo percorso per voi e per le vostre famiglie. Ringrazio i ragazzi, naturalmente, che ci hanno creduto, i ragazzi che hanno partecipato l'anno scorso, quelli che hanno partecipato quest'anno, perché
credo che anche per loro non sia stato facile immaginare di lasciare la famiglia, partire per un viaggio comunque dove c'era anche tante, ci sono tante cose da fare, quindi grazie, perché credo che questo sia anche, come dire, la vostra generosità, no? nei nostri confronti, nel dire io ci voglio essere. Allora finisco dicendo una cosa, che c'è un filo conduttore in questo percorso che abbiamo dovuto fare, che tiene dentro la scuola e tiene dentro lo sport, e cioè quello della partecipazione, e cioè quello di andare, come dire, a costruire progetti insieme ad altri paesi, in particolare naturalmente col Sudafrica, con cui Reggio Emilia ha questa straordinaria amicizia da tanti anni, e per cercare di fare in modo che questo viaggio, certamente di sport, certamente di scuola, possa essere un vostro patrimonio, che possa arricchirvi nel vostro percorso di persone, di studenti, di cittadini, perché credo di poter dire che in quei momenti sportivi abbiate costruito anche delle vostre amicizie che vi porterete dietro, e magari se quando vorrete tornare in quei paesi sarete conosciuti e riconosciuti. E quindi questo naturalmente ci fa molto piacere, perché noi abbiamo voluto lavorare così, non è stato un caso. Abbiamo voluto parlare di sport dentro gli impianti sportivi di Reggio Emilia, nei grandi eventi sportivi di Reggio Emilia, ma anche parlare di sport che incontra il mondo. E non è un caso, non è un caso che l'inno e che la musica di questo video sia stata la musica che ha accompagnato quella settimana meravigliosa dei Giochi Internazionali del Tricolore. E quindi finisco dicendo che questo è un lavoro serio, importante, che noi abbiamo voluto fare, che consegniamo alla comunità. Noi siamo a fine mandato e quindi lasciamo questo patrimonio a chi verrà dopo di noi, dal quale secondo me non si potrà e non si dovrà tornare indietro. Lo sport non si gioca solo nei campi sportivi, ma lo sport è questa cosa qui. È una grande storia di amicizia, di incontro, di relazione. Confido che Reggio Emilia sappia lavorare così ancora per tanto tempo. Grazie mille per essere qua. Grazie ancora all'assessore Raffaella Curioni. Si è parlato di amici, di partner che hanno permesso anche sia in passato che in questo 2023 di affrontare questa esperienza. Per noi sono partner che ci sono da vicini da tempo, un primo gruppo di partner al quale se ne sono agganciati altri, però sono realtà con le quali vogliamo sempre provare a costruire un rapporto anche molto più vicino, in modo da avvicinarli ai ragazzi stessi. Siamo stati, avete visto le immagini all'iniziato, con Istoreco, che è un nostro appuntamento fisso, proprio perché dà a chi parte una dimensione di quelli che sono i rapporti tra Reggio e quello che gli aspetta. Tra la storia che c'è stata e sono un collegamento con quello che poi i ragazzi e le ragazze vanno a vivere. Avete visto il Parmigiano Reggiano, perché è uno dei nostri sponsor, e ringrazio i presenti, Erika Sartori, ma anche Paolo Godi, che per noi è sempre stato molto vicino a questa esperienza, ed in particolare i caseifici, perché i ragazzi hanno vissuto quella possibilità, e noi abbiamo portato il Parmigiano Reggiano, loro sapevano come veniva fatto il Parmigiano Reggiano, e quindi abbiamo visitato sia il caseificio, se non erro, di San Simone quest'anno, e l'anno scorso di Villa Curta. Quindi sono state due esperienze importanti. Credem è sempre stata nel primo gruppo dei nostri partner, è presente Manini Gabriele, che ringrazio e saluto, e anche ovviamente so che c'è questa staffetta con Sandro Ligabue, che era vicino, però insomma ci tenevamo a raccontare anche quello che è il percorso. E sono tutti luoghi che in qualche modo tornano, non so se lo possiamo già dire, ma ad esempio Creden ci ospiterà, lo diciamo così, fissiamo le date, ci ospiterà il 9 di gennaio, perché il 9 di gennaio avremo un momento collettivo col mondo dello sport reggiano, nel quale proveremo un po' a raccontare quello che è accaduto in questi anni, ma soprattutto proveremo a ragionare anche di prospettive. Quindi credo che questa
parte dell'esperienza delle relazioni internazionali, degli scambi internazionali, sia davvero anche una di quelle esperienze importanti che vanno raccontate e che noi riporteremo anche in quella serata. Montedi con Riccardo Scianti è un'altra delle realtà importanti vicine da subito. E poi però abbiamo anche un omaggio, nel senso che siamo sempre stati accompagnati per mano, almeno dal punto di vista dell'abbigliamento, della scelta dei materiali, della scelta del logo, da Polo Digitale, che vorrei ringraziare, è stato anche tra l'altro sede della nostra conferenza stampa di apertura, e Polo Digitale ha fatto il restyling delle nostre divise e credo che davvero i ragazzi quando si presentano e hanno indosso poi il materiale che poi ovviamente riporta tutti i vari sponsor sono sempre stati particolarmente riconoscibili e siamo sempre stati in grado di fare una bella figura all'estero, però ci hanno fatto un altro omaggio e quindi volevamo regalarlo questa sera. Grazie a tutte le aziende che hanno sostenuto questo viaggio e che spero continuino a farlo perché è importantissimo anche che il privato capisca l'importanza di favorire l'amicizia tra i popoli. Credo che si potrà lavorare per implementare questa biblioteca anche in termini di tecnologia. Polo Digitale che parte da sempre del libreggio e in questo spazio abbiamo discusso di come potremmo anche offrire alcuni servizi importanti per la comunità. Campeng e Ragioniglia questa relazione molto speciale che è ineguagliabile, ma il legame che si è creato a suo tempo tra Sancini e Tambo, quando insieme hanno vissuto quei momenti, ha lasciato il segno per i suoi. Che alla fine possiamo fare tutte le stesse cose, anche se abbiamo un colore diverso della pelle, veniamo da un altro paese. Abbiamo conosciuto due persone che hanno due opportunità, comunque sono stati in un momento in cui noi siamo sicuramente allora ancora grazie a Camilla e a Valentina che sono stati presenti, Rosa, a Giacomo e Giulia che ovvero ha lavorato tanto e a Nicole che poi ha seguito con noi il viaggio, che è stata una compagna di viaggio per tutti noi. Era nel video e quindi gli tocca non solo dal punto di vista istituzionale, ma lo ringrazio davvero per l'attenzione, la disponibilità che ha avuto come compagno di viaggio, come uno del gruppo, e quindi chiedevo proprio la testimonianza anche di questa esperienza a Nico Giberti, sindaco di Albinea. Grazie Mauro, in effetti non è un caso che abbia deciso di indossare la felpa, perché mi sono davvero sentito parte di un gruppo, è stato un grandissimo onore e quindi ho voluto in qualche modo omaggiare questo gruppo stasera con la felpa del nostro viaggio. E di questo naturalmente voglio ringraziare il Comune di Reggio Emilia per averci dato questa grandissima opportunità, la Fondazione, gli sponsor e i partner, perché abbiamo citato degli amici. Io sto finendo il secondo mandato, sono a termine quasi a 9 anni e mezzo nel mio percorso da sindaco, e abbiamo citato Edwin, abbiamo citato la Fondazione, abbiamo citato Istoreco, cioè non sono più dei partner, sono degli amici veri che mi hanno accompagnato in questo viaggio, quindi davvero questo senso di appartenenza, di comunità oggi è proprio giusto celebrarlo. Ma se ci è stata data questa opportunità come Comune d'Albinea per la prima volta ad accompagnare la delegazione reggiana, è stato sicuramente merito, e lo voglio citare, della nostra polisportiva albinetana, qui rappresentata dal Presidente Roberto Iori. Perché? Perché da sempre è protagonista la nostra polisportiva, proprio nei giochi citati, i giochi del tricolore. E quindi questa cosa sicuramente non è passata inosservata, per noi è sempre stato importantissimo
sostenere una società come questa nell'accoglienza rispetto ai nostri partner, che in questo caso sono i gemelli di Treptow Köpenick, un distretto di Berlino, che cerchiamo sempre di coinvolgere e lo facciamo appunto insieme alla Polisportiva Albinetana. Quindi è stata una bellissima opportunità che non posso far altro che consigliare a qualsiasi altro collega, perché ovviamente insomma auspico anche che per Albinea ci saranno in futuro altre possibilità. Dell'esperienza, cosa dire? Lo sport è un canalizzatore di cultura incredibile, io ci credo da sempre. E ho sempre cercato di sostenere lo sport in generale, credendo proprio nelle sue potenzialità di far arrivare dei messaggi profondi. E questo viaggio mi è stata l'ennesima dimostrazione, perché quello che posso portare a casa nello sguardo dei ragazzi e nelle emozioni che abbiamo provato insieme, visitando mostre, visitando musei, ma soprattutto stando in mezzo alla gente, è stato uno scambio vero, culturale, ci ha fatto apprendere, ci ha fatto recuperare anche dei pezzi di storia che, ahimè, o non vengono affrontati talvolta nei nostri percorsi scolastici, o vengono tralasciati, dimenticati, ed è stato importante recuperarli anche per i singoli, quindi immagino per i ragazzi. L'emozione più grande, l'immagine più bella che porto a casa da questa esperienza sono i sorrisi. Perché proprio vedere la gioia, la felicità dei ragazzi sudafricani che ci accoglievano, che tifavano per la nostra squadra in finale dopo essere stati sconfitti e facevano il tifo a squarciagola per noi, vedere gli abbracci in ogni contesto sportivo, quando siamo andati in visita alle scuole, lo scambio proprio vero, reale, amicale tra i nostri ragazzi e i ragazzi sudafricani è stato la cosa più importante e più preziosa che portiamo a casa come adulti, come amministratori, come genitori, anche perché io credo che davvero le famiglie citate siano protagoniste in questo, perché aver capito di investire anche economicamente con il contributo di tutti, però insomma sicuramente un impegno anche da questo punto di vista, investire su un'esperienza di questo genere è assolutamente formativo e vincente per il futuro dei nostri ragazzi e per il futuro della nostra società, perché passa da lì, da esperienze come queste, proprio formare poi anche degli adulti, dei futuri dirigenti, dei futuri amministratori. Mi auguro con maggiore consapevolezza di quanto lo sport sia importante, ma quanto sia importante l'inclusione, l'umanità, l'amicizia che possiamo instaurare appunto tra i popoli, come è stato ampiamente detto. Quindi io davvero un auspicio è che questo percorso non finisca, che possa essere data la possibilità, al di là dei campanili, dei comuni coinvolti, però a tanti giovani. L'importante è quello, che sempre più ragazzi possano fare un'esperienza come questa, di cui sono realmente orgoglioso e ringrazio e non finirò mai di ringraziare. Grazie. Allora, mentre andiamo a salutare ancora qualche amico, qualche partner, ricordo che al termine dei saluti istituzionali tocca a voi, quindi volenti o nolenti in un paio devo uscire, quindi adesso tanto sappiamo già, o sono sempre gli stessi o le stesse, non è un problema, il primo giro, poi ne avremo anche un secondo, quindi preparatevi. Allora, non è un caso che anche alcune realtà si siano avvicinate, che stiamo cercando davvero anche di trovare delle opportunità per i ragazzi e le ragazze. Allora volevo ringraziare proprio ACI, Ready to Go, che ha fatto parte dei partner, sono presenti Cesare Zotti e Barbara Vignali, che ringrazio, e non tanto come battuta, ma abbiamo potuto constatare come ad esempio almeno in Sudafrica il tema degli incidenti fosse davvero un problema, nel senso che ne abbiamo incontrati davvero tanti, abbiamo avuto spesso anche, abbiamo visto proprio delle situazioni molto pericolose, e quindi anche questo credo che possa far parte di un'educazione che vogliamo lasciare ai ragazzi e alle ragazze. Ne stiamo parlando, vedremo anche che cosa si potrà fare, per cui insomma, ecco, che queste partnership possano diventare anche qualcosa davvero di utile. Vorrei ringraziare Tille, presente alle sue Ragusa, come ho detto prima, perché hanno sempre risposto alle nostre disponibilità fino all'ultimo momento. È presente Valeria Prampolini,
sicuramente come consigliere della fondazione, ma anche come realtà importante che sostiene, come Elettrico 80 Group, sostengono davvero tantissimo l'attività sportiva. Lei tra l'altro ha vissuto anche proprio la dimensione l'anno scorso di questa esperienza e so che il Valor Rugby, saluto anche Facundo Pansera Garrido, poi dopo vi dovrà insegnare anche a dirlo nel modo giusto, perché potrebbe essere invece proprio un'opportunità di un giocatore importante di altissimo livello che però magari può iniziare un percorso anche di accompagnatore, perché per noi gli accompagnatori diventano degli educatori sportivi per i gruppi dei ragazzi e quindi ci fa piacere poter avere anche delle figure di riferimento sportivo che però possano diventare anche dei dirigenti accompagnatori di questo team. Insieme a FCR, ai CT Group, Molino Denti, Sabrina è stata con noi, non c'è stasera, ma era stata con noi, è venuta e quindi ha potuto toccare con mano quella che è la situazione. Alle Superdelle ho visto di Libra, che si sono avvicinati quest'anno, e dalla Rive Pro Music, perché sono delle realtà con le quali comunque la Fondazione ha scambi e quando abbiamo iniziato questo ragionamento immediatamente su un progetto di questo tipo sono voluti entrare, quindi un grazie davvero a queste realtà. Ve lo portiamo noi il microfono o venite voi? Prego. Sì, ripeto, però possiamo entrare in quelli. Andiamo, vai. No, ma sono qui, tra l'altro siete bravissimi. Perché vi abbiamo sentito, siete dei bravissimi, quindi magari venite fuori in due o in tre, scegliete voi. Andiamo, via. Dai, qualcuno deve venire. Eccola, lei che si muove. Ok. Però così sarebbe troppo facile, chiama qualcuno. Franci. Allora, ciao, io sono Sara e è stata un'esperienza veramente unica, come hanno già detto tutti, perché veramente non sono stati solo i luoghi che mi hanno impressionato, ma soprattutto quello che è rimasto sono delle persone che abbiamo conosciuto, a partire da, ad esempio, Veronica, con cui mi sto ancora sentendo, ragazza carinissima, e che mi ha trasmesso questo amore verso di noi senza neanche conoscerci, senza neanche tenere conto di cosa pensavamo, solo amandoci perché siamo venuti lì, andati in Sudafrica per giocare con loro semplicemente a pallavolo. E a me in generale piace anche molto la storia, cioè anche a scuola, e sentire la storia di Sudafrica, che comunque la conosco ancora poco, mi ha interessato moltissimo e soprattutto perché è una storia fatta dalle persone, da persone ancora vive che te la possono raccontare, dirtela dal loro punto di vista e tu alla fine ti ritrovi quello, non dal punto di vista di un libro di storia, ma delle persone che l'hanno vissuta veramente. E questo secondo me è stato molto importante. Ciao, mi chiamo Francesca e come ha detto anche lei gli altri è un'esperienza bellissima che rifarei e da questa esperienza ho imparato molte cose che probabilmente non avrei imparato da nessun'altra parte e non me ne sarei neanche immaginata, soprattutto il modo con cui loro si approcciano con noi. La cosa che mi ha impressionato di più è stata alle gare. E stavo parlando in italiano con l'istruttore e una ragazza di fianco a me si è stupita che parlavo italiano e secondo me è stata un'emozione molto grande sentirmi dire oh wow, mi speak italiano. E poi con una ragazza mi sento ancora, si chiama Rea, e anche se non ci ho parlato molto tempo con lei mi ha trasmesso molto amore, mi confida sui sentimenti personali. Cioè parlano con noi in un modo molto diverso da quello che faremmo noi con loro, sono molto più aperti, noi secondo me non ci apriremo così tanto con loro e mi fa imparare che comunque
i colori di pelle o anche il fatto di essere di posti diversi non condizioni un'amicizia o una relazione in generale. Bene, allora intanto hanno parlato loro, dopo dovrete parlare voi ragazzi, quindi lo sapete già. Allora, il progetto del Team Reggio è in questo caso quello che vi abbiamo raccontato e che continueremo a raccontarvi, e non necessariamente deve essere un racconto dell'ultimo viaggio, quindi vedo in sala che sono ragazzi e ragazze di viaggi precedenti, mi fa molto piacere, stiamo cercando di tenere insieme tutte le varie delegazioni. Il progetto del Team Reggio non è legato solo alla parte del Sudafrica, ovvio che questa era già la nostra quinta missione, la prima l'abbiamo fatta con gli allenatori, alcuni sono venuti con noi la prima volta, abbiamo definito quali potevano essere gli ambiti, le possibilità, le discipline sportive e abbiamo provato a costruirlo anche in altre realtà. Ce ne sono alcune in particolar modo che avrebbero probabilmente necessità, forse ancora più che di uno scambio sportivo, di avere realtà che comunque stanno provando anche a costruire delle nuove opportunità proprio con delle competenze che nascono qui da Reggio Emilia. Mi farebbe piacere proprio che Arturo Bertolli provasse a parlare del progetto MySpemba, perché la parte del Sudafrica, come voi avete visto e come vi hanno raccontato proprio di Storeco, che tra l'altro insomma, lo lega anche a doppio filo con quella realtà, è molto legata. Quindi Sudafrica e Mozambico hanno avuto una storia vicina, hanno avuto figure che sono state in relazione con Reggio Emilia, però Reggio Emilia oggi tuttora è veramente molto in contatto con quella realtà. Quindi vi chiederei proprio di darci qualche informazione per quel progetto. Tanto intervengo per dare la possibilità ai ragazzi di prepararsi, quindi visto che devono vincere la sfida con le ragazze. Ma vorrei raccontare questa storia perché è una storia bella ed è una storia che ha molti punti in comune con la vostra avventura in Sudafrica. È una storia che comincia tantissimo tempo fa, e grazie a una persona che si chiamava Soncini e anche altri, che fece una cosa assolutamente incredibile, crea una solidarietà tra la nostra città e un movimento di liberazione in Mozambico. Questo fa sì che al sottoscritto, cosa che non succederà mai più in tutta la mia vita, suppongo, possa essere fermato per strada da della gente che quando sa che sei di Reggio Emilia ti ringrazia soltanto per il fatto di essere di Reggio Emilia. Questo credo che sia per tutti noi che siamo reggiani un regalo. È un'esperienza assolutamente incredibile. Il progetto MySpemba è un progetto che sta molto in linea con quella filosofia, è un progetto europeo, un progetto molto importante che dura 3 anni, si sta vivendo in questo momento, che è un progetto basato praticamente su due sfide impossibili, occuparsi di rifiuti, occuparsi di acqua in un paese come il Mozambico. E come ci hanno insegnato Soncini, ma come ci ha insegnato anche Nelson Mandela, visto che oggi credo che sia l'anniversario della morte, il 10° credo addirittura l'anniversario della morte, non c'è niente di impossibile. E bisogna soltanto cambiare il modo di vedere le cose. E quindi noi abbiamo deciso, come gruppo IREN, di partecipare a una modalità molto ostile, diciamo, in cui la solidarietà internazionale non è andare là a spiegare le cose, ma mettersi intorno a un tavolo e cercare di capire quello che si può fare insieme. Anche di fronte a delle sfide impossibili, la città di Pemba non ha degli impianti di trattamento rifiuti, quindi potete già immaginare cosa vuole dire. E questo fa sì che se tu decidi di non insegnare e basta, ma di parlare, puoi trovare, non so, questa straordinaria assessora all'ambiente del comune di Pemba che dice che voi in Europa avete l'economia circolare perché prendete una cosa e la riciclate, e noi invece abbiamo l'economia d'arco perché prendiamo una cosa e non sappiamo mai dove metterla. E con l'umorismo, con la voglia di fare delle cose, abbiamo da un lato mandato una missione di 2 colleghe che hanno dato alcuni spunti ai colleghi di Pemba per iniziare in qualche modo a gestire i rifiuti, scambiando oggettivamente proprio le esperienze, scoprendo che alcune soluzioni nostre non funzionano, mentre che funzionano altre loro, e questo ha fatto sì che finalmente Pemba ha un piano per la gestione dei rifiuti, e dobbiamo essere orgogliosi perché tra i tanti ringraziamenti c'è anche il logo di Renambiente, cioè l'impegno dei cittadini reggiani.
Poi, siccome la sfida è davvero bizzarra, abbiamo deciso come eduire, l'abbiamo già fatto in altri posti, un po' nel nostro modo di lavorare. Abbiamo iniziato nel 2005 nei campi profughi Sahrawi in Algeria, quindi non ci spaventa così nulla, iniziare a fare una campagna di sensibilizzazione sui temi della raccolta differenziata, e decidendo insieme a loro cosa dire e cosa non dire, iniziando a creare anche uno scambio che non fosse soltanto legato alle giornate in cui eravamo là. Gli amici di Pemba hanno fatto una campagna pubblicitaria bellissima, che non riesco mai a dire in portoghese, ma dovrebbe, ci riprovo, si chiama Liscio non ciao now, non gettare, detto bene, perfetto, non gettare tutto per terra. È stata fatta con i loro stili di comunicazione, con il canto, le danze, i murales. Abbiamo portato, abbiamo costruito una sorta di centro remida là e abbiamo deciso proprio insieme a loro di non fare tutto, ma di fare le cose proprio di cui hanno bisogno. Ad esempio scoprire che per fare il compostaggio sono quasi bravi come noi, forse addirittura più bravi come noi, perché sono inventati un compostaggio all'africana. E non solo, siccome, come succede a voi, visto che fa parte del mio lavoro, quando io giro per strada c'è sempre qualcuno che mi chiede dove getto l'oftene, dove getto questa cosa, dove non la getto, quindi i dubbi vengono vivendo. Abbiamo creato contatti con esperti locali, in questo caso del CEAS, Terra Reggiana di Scandiano, che riceve continuamente telefonate da parte dei colleghi mozambicani su come tarare la campagna. Sono venuti a Reggio Emilia. L'assessore ha detto che anche se sarà impossibile, lei voleva andare a vedere Fossu, che è l'impianto che abbiamo costruito a Gavassa, perché le ha detto: io so che non ci sarà mai una Fossu in Mozambico, ma voglio pensare che ci sarà una Fossu in Mozambico, e voglio vedere come funziona. Per dire che contaminarsi significa soprattutto questo, scoprire che puoi sempre imparare qualcosa dagli altri, e soprattutto se, come avete fatto voi, si lavora come una squadra e non da soli. Ognuno può fare gol, ognuno può fare punto, l'importante è che abbia l'unità di capire che tutti sono assolutamente importanti. E questa è la lezione che l'Africa dà sempre. Abbiamo sempre qualcosa da imparare. Grazie. Ragazzi, sono pronti? Vi portiamo il microfono noi. Venuta anche lunga per quello. Prego. Vai, gli tocca. Ma poi siete accorti da sera? Oh, dai, bello! Oh. Da solo vuoi chiamare qualcuno? Matteo, vieni. Strano. Mauro, è preso un'interrogazione, ha creato un clima di terrore. Anche giustificazione, che materia porta? Ma era per mantenere lì, perché noi non staccavano troppo con la scuola, allora abbiamo cercato di tenere. Io intanto mi chiamo Alberto e volevo dire due parole sull'esperienza. E più del viaggio, che è stato molto bello, ma sorpreso soprattutto le situazioni che si sono trovate anche dove siamo andati dalla libreria. Infatti era paragonabile a una baraccopoli, perché c'erano proprio delle aziende, possiamo chiamare, c'era un barbiere che lavorava dentro una baracca che era stata 2 metri per 2, e queste cose ti fanno riflettere molto anche sulla fortuna che abbiamo noi di essere qua. E ciao a tutti, sono Matteo e volevo partire col dire che, come anche tutti gli altri ragazzi, anche a me e ad Albi è piaciuta moltissimo questa esperienza molto diversa dal solito. Infatti personalmente in tutti i posti che ho visitato erano totalmente differenti da proprio il Sudafrica, dalla gente, dalla cultura e dal posto, e infatti le persone sono per l'appunto diversissime da come siamo noi.
qua, infatti erano tutti pronti a fare nuove amicizie, amicizie che siamo riusciti a fare anche tra di noi, perché personalmente io non conoscevo nessuno degli altri sport, però grazie a questa esperienza sono riuscito a fare moltissime nuove amicizie, per esempio con Nicolò, che ho dovuto fare una esposizione a scuola su questo argomento. Grazie. Quest'anno siamo riusciti, piano piano stiamo completando un po' quello che è il progetto iniziale, ad esempio visitare due scuole, ovviamente oltre a aver visitato il museo dell'apartheid, quest'anno abbiamo visitato un nuovo museo dell'olocausto, veramente molto interessante, assolutamente per caso, perché è una giornata particolarmente piovosa, della quale abbiamo avuto un'alternativa, anzi grazie per il suggerimento, esatto, grazie per il suggerimento, perché era arrivato direttamente dall'Italia. Ed è stata veramente importante anche la dimensione che siamo riusciti a trovare dal punto di vista educativo. Le due scuole non le avevamo mai visitate e alla fine sono riusciti proprio anche a passare del tempo con i ragazzi e le ragazze, quindi secondo me è stato davvero anche molto, molto bello la parte che abbiamo completato rispetto alla parte sportiva. Vi abbiamo detto che ci sono delle esperienze, le abbiamo raccontato quando abbiamo spiegato il progetto, che evolvono, che crescono, che si modificano. Stiamo ragionando anche di un'esperienza differente. Lo scorso anno il gruppo del basket che aveva partecipato all'attività del Sudafrica ha dato vita a un'esperienza particolare, che però vorremmo provare a ripercorrere forse anche con altre discipline. C'è Davide Giudici, che è il presidente della federazione pallacanestro. Magari, secondo me, andiamo prima il video e come vuoi. Ok. Buonasera a tutti, intanto da così, persone di sport, oddio che le ragazze hanno rubato tutto 10-0, ragazzi. E niente, avete visto un po' di immagini, un viaggio che è nato dopo l'esperienza fatta con Mauro l'anno scorso in Sudafrica, e ho fatto parte della delegazione dove trovo anche alcuni ragazzi che fortunatamente per loro ho ripetuto il viaggio, e mi è rimasta un pochino in mente l'esperienza di avere queste città gemellate con la nostra in giro per il mondo. Capito che Reggio comunque appunto è molto conosciuta e molto apprezzata all'estero, e questo spunto mi ha fatto accendere un pochino di lampadina in testa, collegando quello che è ovviamente il mio sport di riferimento, che è la pallacanestro, con i paesi della ex Jugoslavia. Reggio Emilia è gemellata con ben tre città della
dell'ex Jugoslavia, appunto, con Zara, con Sarajevo e con Kragujevac, e sono tutte terre dove la pallacanestro è qualcosa di ovviamente insomma, mitologico quasi, sono luoghi sacri per chi ama la pallacanestro, e quindi avendoli anche molto vicini, e diciamo contando appunto sull'esperienza fatta in Sudafrica e sull'appoggio della fondazione che anche in questo caso ci ha supportato, e soprattutto con Mauro c'è sempre stato un confronto su quella che è stata la pianificazione del viaggio, e siamo partiti all'avventura portando 15 ragazzi, passando da Trieste che è stata un po' la nostra porta di uscita verso, appunto verso est, e ci siamo avventurati lungo i Balcani, che sono una terra, io auguro che tutti li abbiate già visitati, ma se non l'avete fatto, fatelo, perché sono veramente dei territori vicini, a volte dati per scontati, ma incredibilmente affascinanti, con tantissime storie, felici, meno felici, ma veramente ricchi di tanto, di vita, persone che sono assolutamente ben disposte nei nostri confronti, nei confronti degli italiani, soprattutto mano a mano che ci si allontana dalla costa e ci si avventura un po' verso l'interno del paese, soprattutto parlo della Bosnia e della Serbia, perché la Croazia sappiamo è un luogo abbastanza turistico, gli altri due paesi lo sono meno, e quindi in questi due paesi soprattutto abbiamo trovato veramente un'accoglienza incredibile e indimenticabile da parte di chi? Da parte innanzitutto delle istituzioni, perché siamo stati accolti nel comune, degli assessori, addirittura dall'ambasciatore italiano a Sarajevo, che ha voluto incontrare i nostri ragazzi, abbiamo fatto una merenda insieme e gli abbiamo raccontato un po' il nostro viaggio. Abbiamo avuto un pranzo con il console onorario italiano a Fiume, Rijeka, che tra l'altro è cresciuto qui a Reggio Emilia, insomma, quindi c'è anche questo legame proprio suo con la nostra città. E a Kragujevac in Serbia siamo stati ricevuti nella sala del comune dall'assessore, che poi ci ha invitato a usufruire di tutte le strutture sportive della città. Insomma, è stata veramente un'esperienza molto molto bella che consiglio. Chiaramente diciamo, una terra dove la pallacanestro, come avete visto, ci sono le statue dei giocatori, quindi insomma, noi in Italia, anche se abbiamo dei grandi campioni, ancora di statue non ne hanno fatte, che mi risulti, lì ci sono 3-4 città che nelle piazze principali c'è la statua di giocatori di base. Però non è solo pallacanestro, ho avuto modo di parlare appunto soprattutto con gli assessori, mi dicevano che loro sarebbero molto felici di ospitare delegazioni che vengono dalla nostra città, anche legate a volley, per esempio, a pallamoto, perché sicuramente sono luoghi dove si pratica quello sport, ovviamente il calcio, ma anche le discipline individuali, l'atletica, il nuoto. Ho avuto modo di vedere strutture, come avete visto, fantastiche, fantascientifiche, strutture magari che hanno bisogno un pochino di essere rimodernate, però sono sicuramente lo sport in quei luoghi è, non dico al primo posto, ma appena sotto il primo posto nell'educazione dei ragazzi. Quindi insomma, sono sicuramente luoghi dove vale la pena fare un'esperienza, sia come viaggio organizzato, come abbiamo fatto noi. Lo consiglio tantissimo anche se qualcuno volesse fare un'esperienza proprio anche a livello personale, perché si torna a casa con un bagaglio, ripeto, di storia, soprattutto di paesaggi, ma veramente di storia importante. A Trieste abbiamo visitato la resina di San Sabba, che forse non tutti sanno, ma è l'unico vero campo di concentramento, purtroppo, che è esistito sul suolo italiano. E, quindi, insomma, un'esperienza molto forte. Abbiamo visitato il centro di Trieste, una città che ha una storia incredibile, insomma, potremmo starci una settimana a parlare di Trieste, Fiume, Rijeka, ovviamente per tutta la storia degli esuli italiani, eccetera, eccetera. Zara, che è stata una città italiana per tantissimo tempo, quindi si trovano un sacco di reperti, di ricordi, insomma, della presenza italiana. Sarajevo è Sarajevo, è unica, e cito anche il festival che è appena stato ospitato qui in città, dedicato proprio a Sarajevo, una città che veramente, oltre alla bellezza, si porta dietro una magia, un'atmosfera e questa storia triste che sta pian piano cercando di così spazzare via. È una città super cosmopolita, super in crescita, con un sacco di giovani di tutte le religioni, soprattutto del mondo, quindi proprio un esempio di città dove si può veramente convivere in pace finalmente. E poi il tragitto, che è la parte un po' più forte del viaggio, è il tragitto che porta da Sarajevo verso la Serbia, perché quelli sono luoghi tanto belli quanto purtroppo teatro di battaglie, di atrocità, eccetera, eccetera. È stato importante che i ragazzi, anche se piccoli, anche se ovviamente non profondi conoscitori di queste storie, abbiano comunque imparato che sul ponte, sulla Drina, che è anche il titolo di un romanzo molto famoso che ha vinto il premio Nobel per la letteratura,
oltre ad essere un ponte bellissimo dal punto di vista paesaggistico, è stato un ponte che è stato dopo teatro di atrocità indimenticabili. Quindi insomma è stato importante divertirsi, la pallacanestro, il viaggio, il pullman, i telefonini, le foto, gli amici, però insomma, abbiamo sempre trovato dei momenti in cui insomma, fargli capire che stavamo attraversando un paese molto molto particolare da questo punto di vista. Ultimo diciamo, luogo sacro credo, che abbiamo visto è stato il memoriale che c'è a Kragujevac, che è un'altra città gemellata con Reggio in Serbia, dove c'è questo memoriale molto piccolo ma assolutamente bellissimo, imperdibile, super emozionante perché racconta la storia del suicidio dei cittadini di Kragujevac che nel giro di 48 ore sono stati praticamente sterminati dai nazisti durante la seconda guerra mondiale, quindi insomma ci sono tante foto, tante opere che raccontano queste 48 ore ovviamente ad alta voce. Dopo diciamo, abbiamo chiuso il viaggio passando da Belgrado e visitando diciamo, anche lì, i luoghi sacri della pallacanestro, Zagabria per concludere dove c'è il museo e il monumento dedicato a Dragan Petrovic che a detta di tutti è stato il più grande giocatore di pallacanestro d'Europa, purtroppo anche lui è scomparso tragicamente. E dopo pian piano siamo ritornati verso Reggio e devo dire che a distanza di tempo la cosa più bella è, abbiamo una chat come avremo trovato sicuramente ragazzi del Sudafrica che è ancora attiva e la cosa più bella è vedere che i ragazzi comunque nonostante tanti non si conoscessero sono rimasti molto amici, continuano tuttora a scambiarsi foto, a scambiarsi immagini, a scambiarsi informazioni, quindi si portano dietro il bagaglio di tutto quello che ho detto e soprattutto un'amicizia che come ho detto, come giustamente è stato detto prima ai ragazzi, insomma sono cose che vi auguro che vi ricordiate tutta la vita e sono sicuro che sarà così. Grazie. Grazie Davide. In effetti la prerogativa comunque del gruppo del Team Reggio è quella di provare ad andare oltre quelle che possono essere realtà sportive legittime, le dimensioni delle società, della città e quindi riuscire a fare quel passo oltre rispetto al senso d'appartenenza che serve nelle varie realtà, ma di riuscire a distinguere quando è il momento di fare le cose insieme. Ecco, la logica del Team Reggio è quella. E tra l'altro, per chi conosce alcune discipline sportive, anche l'anno scorso siamo riusciti a fare anche lì, grazie al Team Reggio, un altro piccolo, non dico miracolo, ma è stato un altro passo avanti. Lo vediamo nel video 5. Risultato importante per il Team Reggio, una pioggia di medaglie che vale la vittoria al trofeo Lenaia di Summer Edition di Pescara, meeting nazionale della Federazione Italiana Nuoto, disputato da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio. La delegazione è partita alla volta di Pescara grazie alla Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia. Nei giorni scorsi la squadra, formata da 26 atleti, è stata ricevuta in sala del tricolore dall'assessore allo Sport Raffaella Coglioni, un traguardo eccellente, quello conquistato dalla rappresentativa della nostra provincia, formata da atleti della Coppa Nuoto e della Reggiana Nuoto, nati quasi tutti tra il 2004 e il 2010. Sono 45 le medaglie conquistate nella kermesse, delle quali 17 ori, 15 argenti e 13 bronzi. Vi dicevo semplicemente nell'ambito del nuoto, perché poi chi conosce le due realtà sportive era un po' come fare una trasferta insieme ai giocatori del Milan e dell'Inter, quindi ecco, per darci una dimensione. Siamo riusciti e credo che questo nel piccolo sia un po' quello che è successo davvero anche grazie. Forse la Federazione Pallacanestro è stata la prima che ha dato il là, perché la prima trasferta che è stata fatta con il basket ha messo insieme ragazzi di varie società sportive della città e della provincia. E poi su questo vorremmo continuare un po' a lavorare, perché almeno in quella settimana, anche 15 giorni, tutti hanno un unico team e quindi è possibile. Non abbiamo detto prima che molte delle città che abbiamo visitato, toccato col basket, piuttosto che la parte di Johannesburg e Pretoria, ma anche altre realtà che qui proveremo, sulle quali proveremo a costruire scambi, sono proprio frutto di un lavoro importante che l'amministrazione ha fatto negli anni e che sta facendo in termini di relazioni internazionali, di scambi e di gemellaggi con città. Allora, noi ci siamo appassionati particolarmente, perché comunque lo devo dire, insomma, Bruna, viaggiare con Bruna vuol dire
innamorarsi di un luogo, di un posto, delle persone, perché lei riesce a trasmetterti davvero quello che è il valore intrinseco di quella, di quel viaggio. Noi stiamo provando immediatamente a trasferirlo agli altri, perché comunque è stata davvero un'esperienza forte quella che lei ci ha trasmesso. Però se voi riuscite ad andare via, se non vi scadono i documenti, se vi fate, se avete l'aggancio all'estero, se ogni tanto quando serve c'è un telefono e immediatamente ti arriva il messaggio, è perché ci sono persone che lavorano a queste relazioni continuamente come Gianluca Grassi. Lo vorrei ringraziare perché davvero è una presenza costante, importante in tutte quelle che sono le nostre trasferte, una certezza rispetto a quello che sono questi percorsi. Oggi è una giornata particolare, se noi abbiamo imparato a conoscere Sudafrica, a conoscere Mandela, a conoscerlo meglio, ad approfondire i temi, lo dobbiamo proprio davvero a due persone come Bruna e Gianluca. Io vi chiederei se è possibile anche di raggiungerci, di sedervi al nostro posto, darci anche qualche piccolo contesto della giornata di oggi e dopo avremo un piccolo filmato proprio per festeggiare in un qualche modo anche questa giornata particolare. Però insomma vi chiederei ad entrambi di raggiungervi, perché è anche giusto che ci riportiate le vostre emozioni e i vostri pensieri. Fategli un applauso alla Bruna. Di Mandela, volevo solo leggervi alcune frasi di Mandela estrapolate da interventi che lui aveva fatto in occasione di eventi, e proprio perché dice lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Io vi leggerei, sono poche frasi. Dice: praticare attività sportive, quali la corsa, il nuoto, il tennis, ti manterrà in salute nel corpo e nella mente. È una lettera che lui mandò a Dumani Mandela dal carcere dove era gli ultimi anni. Lui ha trascorso gli anni in carcere a vicino a Cape Town, prima era sull'isola di Robben Island. Poi dice: lo sport può aiutare a superare le vecchie divisioni, unendo tutti nel nome di un'aspirazione comune. Qui è in Sudafrica, marzo del 96. Poi dice: chi potrebbe mai dubitare che lo sport sia uno strumento fondamentale per promuovere correttezza e giustizia. Dopotutto è proprio la correttezza a rappresentarne un valore essenziale. Giugno 97. Lo sport ha il potere di cambiare il mondo, di ispirare e unire le persone come poco altro. Parla ai giovani con la loro stessa lingua. Maggio 2000. Lo sport può far rinascere la speranza dove un tempo esisteva solo scoramento. Riesce ad abbattere le barriere razziali meglio dello stesso governo.
si fa beffe di qualsiasi tipo di discriminazione. Qui era lo Sporting Club nel maggio del 2000. Poi c'è un'ultima frase, però prima vi dico, Mandela, prima di impegnarsi a fondo nell'attività politica e poi di finire in carcere, praticava la boxe. Lui era veramente un atleta che praticava la boxe quasi come professione. E lui dice qui, c'è un rimpianto che mi ha perseguitato per tutta la vita, non essere mai diventato il campione mondiale dei pesi massimi. Era solo per ricordare Mandela e per Mandela fosse importante lo sport, per questo noi lo citiamo spesso quando si accompagnano i ragazzi con le famose frasi lo sport può cambiare il mondo. Bruna, grazie, chiedevo però a Gianluca perché non è un caso che ci troviamo qua oggi, come 5 dicembre. Sì, inizio ancora prima del 5 dicembre, dico solo due cose perché credo che sia giusto anche per questa giornata. Di fianco a sinistra c'è Bruna, e Bruna è stata la persona che in Italia ha tradotto il primo compendio di scritti, diciamo discorsi fatti da Nelson Mandela nei primissimi anni Ottanta, e il Comune di Reggio Emilia, la tipografia del Comune di Reggio Emilia, è stata la prima realtà editoriale, diciamo, all'epoca che ha pubblicato il primo libro di scritti e discorsi di Nelson Mandela. Non è un caso se poi Bruna l'ha incontrata alcune volte, se è stata invitata personalmente insieme alla loro sindaca di Reggio Emilia all'inaugurazione della presidenza giù in Sudafrica, a seguito delle elezioni del 27 aprile 1994, le prime elezioni libere. Quindi hai letto alcuni discorsi, però in realtà Bruna ha tradotto anche molte frasi, non solo di Mandela, ma delle tante persone che hanno contribuito alla storia che avete potuto toccare con le vostre mani. Oggi in Sudafrica si sono celebrati i 10 anni della morte di Nelson Mandela. E anche questo evento, perché nei giorni scorsi l'abbiamo segnalato all'ambasciata del Sudafrica in Italia, siamo una delle due città che quest'anno hanno celebrato questa giornata all'estero, qua in Italia, Firenze e Reggio Emilia. Prima ho sentito l'ambasciatrice del Sudafrica che è tornata a Roma, che oggi è a Firenze, che ci ringrazia. E stessa cosa, vi vorrei solo dire che credo che quello che state facendo e che fate come fondazione, ma come sponsor, come persone, è molto importante, perché nell'ambito di sentirsi soli è una cosa molto brutta, e quello che fate permette a certi luoghi nel mondo di sentirsi comunque di avere un valore, di avere una dignità, una cultura, una storia. E in Sudafrica, chi viveva in Sudafrica al tempo dell'apartheid si sentiva molto solo perché non aveva contatti con il resto del mondo, a meno che non fosse con la pelle bianca. E questa dimensione di accoglienza che avete sentito, vi consiglio di, personalmente ve lo dico, non lo dico perché lavoro sulle relazioni internazionali, coltivatela. Provate anche a discutere rispetto al tema di quello che voi potreste raccontare a loro, di quello che voi potreste fare con loro. Io qualche anno fa ho conosciuto Bruna, quando ho iniziato a lavorare su questa cosa, e mi stupiva perché mi parlava di queste volte in cui Giuseppe o altri, o anche lei stessa, camminava mano nella mano con le persone del Sudafrica, del Mozambico, uomo uomo. E questa cosa me la raccontava e non la capivo. Adesso mi rendo conto che a distanza di più di 10 anni anch'io spesso cammino mano nella mano, come stamattina con John che è di Pemba, perché l'amicizia si può esprimere in mille modi diversi, e io ho imparato un modo che a me non apparteneva tanti anni fa, ma appartiene a un'altra cultura,
e questa dimensione credo che sia il valore di quello che state facendo, e ringrazio davvero tantissimo Mauro, perché nella solitudine che a volte ci sente sulle relazioni internazionali ci hai messo un'energia che, cioè, grazie mille a voi. Ricordare un po' però allora andiamo a vederci una cosa e così chiudiamo la serata. Dopo chiederò a Raffaella un saluto. Intanto, mentre ci accomodiamo, un ringraziamento a Iconi, a Sport e Salute, a Fondazione 35, che è il nostro partner sulle relazioni internazionali, a Terre Medie e Terre Reggio, perché ci hanno seguito anche fino in Sudafrica, Tecnograph Unimore, perché l'università sta entrando anche in questo percorso, in questo progetto, per cui non vi libererete con le scuole superiori, ma anche quando farete l'università tornerete a vivere l'esperienza del Team Reggio. Poi l'innovazione, perché alla pari di Storieco ci sta insegnando a leggere pezzi di storia differenti, Pirru, e quindi avremo occasione in primavera proprio di farci anche un percorso all'interno delle Reggiane e quindi anche di fermarci alla pizzeria di Pirru, e la maratona di Reggio, perché tutte le volte che noi abbiamo visitato il museo dell'apartheid l'abbiamo fatto con la maglia della maratona di Reggio, che è anche un bel gancio rispetto a quelle che sono la promozione delle nostre attività. Oggi ricorre i 10 anni della morte di Mandela, e quindi volevamo un po' celebrarli. Oppure scegliere di dare a quel tempo libero forzato un significato più grande. Era stato condannato ingiustamente all'ergastolo per azioni armate e sabotaggio. Era stato giudicato colpevole di un crimine che non aveva commesso. Un guerrigliero, un sabotatore, un violento, così lo dipinsero i suoi accusatori. La verità era che vivere in Africa e nascere del colore sbagliato significava chinare il capo oppure lottare. Scelse di lottare. Chinare il capo non era da lui. E non lo era mai stato. Già all'età di 22 anni decise di non sposare la donna che suo padre aveva scelto per lui. Rifiutarsi significava sì tradire le antichissime tradizioni della sua tribù, ma obbedire avrebbe significato tradire se stessa. E in nome della libertà, il suo più profondo valore personale, scappò dalla sua famiglia e corse verso la città. Ma quella libertà si scontrò con il destino dei neri, che essere maltrattati, soggiogati, ridotti a meno che persone. Chi si levava contro quelle ingiustizie veniva braccato delle squadroni del governo, incarcerato come dissidente. Ma questo non lo spaventò. Lui è nato lì. Da studente divenne uno dei principali riferimenti del movimento anti-apartheid. Si batteva per affermare un principio più grande di lui e nulla al mondo l'avrebbe fermato. E di fronte al muro della sua cella, un giorno fece un giuramento. Decise che ciò che era capitato a lui non sarebbe più dovuto capitare a nessun altro e coltivò la ferma intenzione di fare ogni cosa in suo potere per impedirlo. Scelse di interpretare ciò che gli era successo come un dono, una prova di fede, e di sfruttarlo come la più grande opportunità della sua vita. Avrebbe sfruttato quel tempo in prigionia per prepararsi, facendo leva sui propri valori personali, la non violenza e l'amore verso la sua parte. Capì che per riuscire nel suo intento doveva per prima cosa cancellare ogni traccia di rancore nei confronti di chi lo aveva imprigionato. Pensando al suo popolo e alle profonde ingiustizie che stava subendo al di là della spessa parete che gli impediva di fuggire, concepì il motto che divenne poi la sua bandiera. Più potente della paura. L'immane vita della prigione è la rabbia per le terribili condizioni nelle quali il mio popolo è soggetto fuori dalle prigioni. Un giorno le porte della prigione si spalancarono. I luridi gradini che portavano alla cella dei dissidenti impalcavano le lucide scarpe di un uomo potente che prometteva libertà in cambio di corruzione. L'allora presidente Donald, schiacciato dalle insostenibili pressioni dell'opinione pubblica internazionale, gli offrì la libertà, a patto che rinnegasse la sua parola. Poco a poco la sua storia fece il giro del mondo. Infiammò i cuori dei popoli, oltre le terre, oltre le mappe, superò i confini politici e geografici degli stati e delle nazioni. Era la storia di un leader che per donare libertà al suo popolo brandiva non spade, non bombe, ma una leadership basata sulle sue parole di libertà e di rivalsa. Le parole di un uomo imprigionato che lottava per liberare non se stesso, ma i suoi fratelli e sorelle incatenati dai prigionieri. Cinque anni dopo, Nelson Mandela venne liberato.
Quando si aprirono le porte del carcere, un suo grande stupore, una folla festante dalla quale venne accolto e circondato, era composta da persone di ogni colore ed etnia, che avevano abbracciato la sua lotta, conquistati dalla forza del suo spirito. L'Africa era cambiata, e questo anche grazie a lui. La sua battaglia personale era appena stata vinta, ma lui scelse nuovamente di mettersi in gioco. Un anno dopo essere stato insignito del premio Nobel per la pace, nonostante i grandi rischi personali ai quali andava incontro con quella scelta, si candidò per le prime elezioni libere del Sudafrica, nelle quali venne eletto Presidente della Repubblica e capo del governo. La vita di Nelson Mandela è l'esempio più eclatante del potere di una leadership silenziosa, capace di uscire dai muri spessi di una prigione dimenticata, attraversare le nazioni, unire i popoli e senza controllo dei mass media comunicare alle masse e guidarle grazie al potere di esempio e coerenza. Andasse anche festeggiata e celebrata la giornata di oggi, perché i ragazzi e le ragazze hanno vissuto queste emozioni, hanno toccato con mano anche alcuni dei luoghi simbolo di quella realtà. Io lascerei un saluto da parte dell'assessore Curioni e poi magari possiamo fare un po' tutti insieme, però stavolta lancio di farla anche con le famiglie, perché credo che sia davvero anche un bel modo di rappresentare anche quello che abbiamo voluto fare come gruppo e come team. Allora, grazie a Mauro Rozzi, grazie a Silvia Signorelli, grazie alla Fondazione, grazie a tutti coloro che sono stati presenti qua stasera e alle tante storie che sono state raccontate, che credo ci abbiano emozionato. Qui si è vista questa, come dire, grande amicizia che ha Reggio Emilia qui da noi con altri paesi, e credo che sia un po' la cosa straordinaria che è accaduta. Allora, non c'è molto altro da dire, e quindi io dirò solo questo: sprono questa città, sprono chi verrà dopo di noi a portare avanti questi progetti di sport, di amicizia e di relazione, perché credo che questi consentano a tutti di sentirsi meno soli e di essere persone più ricche, comunità più ricche. E quindi questa è la strada che noi abbiamo voluto, insieme a Mauro, insieme alla Fondazione, imboccare e dire che lo sport può essere tutto questo, può essere molto di più di una competizione sportiva. Quindi davvero questa, come dire, da questa strada non si deve e non si può tornare indietro. Continuiamo ad investire sullo sport, sui nostri giovani e su queste straordinarie relazioni con il resto del mondo che ci fanno davvero, ci rendono persone molto più ricche e forse anche più felici e orgogliose. Quindi grazie davvero, buona serata e alla prossima sessione. Vai, Sì.